La più cordiale buona giornata, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it. Il TG delle ore 13 si apre con un'ultima di cronaca. Una donna di 59 anni è stata uccisa probabilmente la scorsa notte nel suo appartamento di Dormelletto. Si chiamava Sonia Solinas, aveva 59 anni appunto. Abitava in una casa a due piani situata in via Vittorio Emanuele, nel centro del paese. Il corpo della poveretta, il corpo senza vita, è stato ritrovato in una pozza di sangue dalla madre. Il compagno della vittima risulta al momento irreperibile. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Arona. Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore di Legnano e Propatria che combatte accanto all'esercito ucraino, è vivo ed è in ospedale dove è stato ricoverato con la febbre alta. Lo ha affermato al TG1 il padre Pietro Vavassori, l'imprenditore ex presidente della Propatria. Pietro Vavassori ha quindi confermato quanto anticipato ieri sera sul profilo social della giovane. Intanto il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili, ha aperto un'inchiesta conoscitiva, quindi senza titolo di reato né indagati sulla vicenda. L'indagine, che al momento è esplorativa, punta a capire se c'è un eventuale giro di arruolamento illegale o di mercenari. Voltiamo pagina. A margine dell'inaugurazione della casa di comunità di Tradate, di cui ci occuperemo più avanti, Pasquale Martinoli ha intercettato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha concesso alcune dichiarazioni sulla sua possibile ricandidatura a capo della regione nelle prossime elezioni. Ascoltiamolo. Presidente Fontana, manca meno di un anno alla scadenza del mandato. In cantiere già le elezioni prossime, il Presidente ha deciso quale sarà il suo futuro? No, non ho ancora deciso, ma il fatto che il virus stia rallentando mi consente di concentrarmi anche su quest'altra scelta. A breve credo di poter dare una risposta. Ora la sanità a Tradate dunque è stata inaugurata questa mattina, la nuova casa di comunità, inaugurazione analoga anche a Lonate Pozzolo. Tra i presenti il presidente della regione, Attilio Fontana, che abbiamo appena ascoltato su altro argomento, e l'assessore lombardo al welfare, Letizia Moratti. Ascoltiamo le parole della Moratti nel servizio curato da Pasquale Martinoli con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Oggi sono una ventina le case di comunità che abbiamo inaugurato. Oggi Tradate, Tradate è una casa di comunità hub e quindi ci sono servizi ambulatoriali, ci sono 10 infermieri per l'assistenza domiciliare integrata, ci sono 10 infermieri per infermieri di comunità e di famiglia, ci sono medici specialisti, ci sono ambulatori, c'è un consultorio, quindi c'è una forte integrazione tra appunto i medici di base e gli infermieri. C'è una integrazione con i servizi sociali del comune, quindi è anche questa un esempio di casa di comunità nella quale viene presa in carico la persona e non la malattia, con tutte le necessità che derivano dalle patologie, necessità che vanno dall'accoglienza all'orientamento, alla presa in carico. Torniamo alla cronaca. Quasi 50 orologi sequestrati nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza volta a combattere il contrabbando e la contraffazione di prodotti e oggetti preziosi. I particolari in questo servizio. Contraffazione e contrabbando, quasi 50 orologi sequestrati. L'operazione è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Como nell'ambito di un più ampio piano di intervento indirizzato a reprimere il contrabbando e il commercio di prodotti contraffatti e non sicuri. Sotto sequestro 30 orologi di pregio del valore stimato di 794.500 euro e 19 orologi contraffatti delle più note marche. L'operazione è nata dopo un controllo nei pressi dei valichi doganali da parte di una pattuglia appartenente
appartenente al gruppo di Pontechiasso. È poi emerso un contesto criminale dedito ai traffici illeciti attraverso la linea di confine con la Svizzera. Segnalate all'autorità giudiziaria 22 persone, le cessioni degli orologi contraffatti avvenivano principalmente attraverso piattaforme online e siti dedicati ove venivano pubblicizzati i prodotti. Sono state sottoposte a sequestro anche banconote per un importo pari a 122.730 euro, frutto dell'attività criminosa. In occasione delle celebrazioni del 25 aprile è stata ricordata a Saltrio la vicenda che vide protagonista la senatrice a vita Liliana Segre. Ieri è venuta infatti la posa di incontro, una scultura di Sara Marioli in cemento armato e pigmento in memoria del passaggio della Segre. L'opera è stata posizionata in cima al sentiero dei Mille Gradini che sbuca tra il Monte Pravello e il Poncione di Arzo, lungo il quale una rete metallica segna ancora oggi la frontiera tra Italia e Svizzera e che all'epoca della persecuzione degli ebrei per moltissime persone era il confine tra la vita e la morte. Proprio su quel sentiero Liliana Segre da ragazzina cercò la salvezza. Bene, è tutto, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna questa sera alle 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.